manifestazione anche a Lanciano in difesa del Tribunale, manifestazione in contemporanea anche con le altre città che rischiano la chiusura del Tribunale, come Avezzano, Sulmona e Vasto. Il sindaco Mario Pupillo è chiamato a raccolta anche tutti i sindaci del territorio. La battaglia è dura, ma continua. Sicuramente, ieri siamo stati a Montecitorio, siamo stati ricevuti io e la Presidente dell'Ordine Forense di Lanciano, Silvana Vassalli, da tutte le forze politiche, insieme ovviamente alle altre città, agli altri sindaci. È una battaglia durissima, gli emendamenti saranno ripresentati in quanto il percorso è molto lungo e in questa prima fase probabilmente non entreranno nel decreto proroghe. Però continueremo a lottare perché pensiamo che un presidio di legalità come tribunale non possa essere soppresso in questa zona, in questo tribunale che è il più antico della regione, tra i minori, è un tribunale importante che gravita su una zona di grande interesse anche economico come il polo industriale, ma soprattutto risponde a quei criteri di efficienza e di capacità e di risparmio, perché la legge 148 aveva come finalità la riduzione della spesa e il miglioramento e l'efficientamento dei processi. Tutto questo, dove i tribunali minori sono stati chiusi, non si è verificato. Silvana Vassalli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, anche in questa manifestazione c'erano tutte, lei ha detto in maniera molto sentita, ora basta. Sì, ora basta perché sono 6 anni che noi aspettiamo delle risposte concrete. Già dal 2011 avevamo iniziato a manifestare le nostre preoccupazioni. Adesso mancano 10 mesi lavorativi, perché di mezzo ci sono anche i 2 mesi di agosto, prima del 14 settembre. Adesso basta. Devono avere il coraggio di decidere, ma soprattutto il coraggio di decidere non lo devono avere i politici locali, che ci hanno sempre dimostrato vicinanza e sostegno. Deve decidere il Ministero della Giustizia. Assessore Nicola Campitelli, lei ha detto siamo qui per difendere la dignità di un territorio, ha parlato anche della legge regionale. Sì, siamo qui per difendere la dignità di un territorio che produce circa il 40% del PIL regionale. Siamo qui insieme ai sindaci, ai tecnici, agli amministratori, perché questa è una lotta iniziata da tanto tempo fa, ma non vogliamo assolutamente mollare. Noi come governo regionale abbiamo approvato una legge che prevede che i costi sono a carico della Regione Abruzzo, quindi vogliamo togliere anche quest'ultimo alibi a chi ha in mente di distruggere la dignità di un territorio. Onorevole Camillo D'Alessandro, lei si dichiara ottimista, adesso è stato investito anche il Parlamento, lei ha detto c'è una grande alleanza. C'è una grande alleanza non solo tra parlamentari abruzzesi ma tra le forze politiche. Adesso la battaglia si trasferisce nelle commissioni e nel Parlamento, dobbiamo trovare il veicolo giusto per rimuovere ostacoli che ancora ci sono, per cui credo tuttavia che lo svelamento della verità, dei numeri, dei dati ci possa aiutare in questa battaglia che sarà una battaglia dura ma bella da giocare e da vincere in Parlamento.